Buonasera a tutti, possiamo cominciare. Allora, sono Luca Molinari e questa sera ho piacere, sì, proprio il piacere di introdurre velocemente Enrico Molteni, Molteni Liverani, che credo che sia, come dire, rispetto alla loro generazione, uno degli studi italiani più interessanti e anche con una forza di coerenza nella ricerca che è stata puntellata da poche preziose opere che in questi anni abbiamo visto pubblicato spesso sulle riviste d'architettura italiane, non solo. Enrico Molteni e Andrea Liverani hanno una storia che è molto italiana di queste ultime generazioni. Sono vecchi compagni di università, ma soprattutto si sono ritrovati e hanno, come dire, cresciuto insieme l'amicizia che poi diventa anche apertura dello studio a Oporto durante un Erasmus. Noi tutti ormai sappiamo, a distanza di quasi 20 anni dai primi Erasmus, io feci l'Erasmus nell'89 a Delft, che probabilmente l'Erasmus ha avuto una capacità di impatto e di influenza sulla cultura architettonica delle ultime generazioni fondamentali, perché ha portato migliaia di giovani studenti di tutta Italia in giro per l'Europa, li ha fatti passare 6 mesi, un anno, poi anche di più, in città che prima avrebbero visitato velocemente, incontrando università meglio strutturate, biblioteche, grandi studi, esperienze di lavoro. E tutto questo, poi la cosa interessante è che tutto questo poi è tornato nel nostro paese, per cui tutti questi giovani autori, questi giovani architetti, questi quasi laureati, sono tornati nelle loro università e dopo la laurea sono tornati nelle loro città d'origine. E tutto questo, secondo me, ha generato delle conseguenze fondamentali per la nostra architettura recente, veramente importantissime. In questo caso, però, l'incontro tra loro due, tra quelli che poi saranno i futuri soci, cioè i futuri Liverani Molteni, avviene a Oporto, avviene sotto l'ombrello protettivo di Alvaro Siza, della scuola di Oporto, di quella palestra che era l'architettura portoghese alla fine degli anni 90, forse uno dei momenti di massimo splendore, di massima importanza, anche di massima attrazione della scuola di Oporto, perché in quegli anni la facoltà di Oporto, che era stata appena costruita e inaugurata, chiamava la facoltà e gli studi, sotto De Mora, Taura, che era ancora vivo, Siza e altri, chiamavano tantissimi giovani architetti e studenti di tutto il mondo. Quindi Oporto è veramente stato uno dei laboratori della modernità, di contemporaneità più interessanti e più evoluti, diciamo, dell'Europa degli ultimi decenni. Tra l'altro, l'anno scorso c'è stata quella bellissima mostra interennale che mostrava molto bene come la cultura architettonica a Oporto abbia avuto un modo di svilupparsi e di crescere così potentemente. Liverani e Molteni quindi sono cresciuti a contatto con una esperienza d'architettura contemporanea che hanno elaborato molto bene, che io ritrovo ancora moltissimo nei loro lavori. Tra l'altro Enrico Molteni curò questo bellissimo libro sulle ville di Alvaro Siza, che ho avuto il piacere di seguire con lui, e quindi lo vidi per più di un anno lavorare sull'archivio dei progetti di Siza, scavare, e credo che questa sia stata una di quelle altre esperienze che ogni progettista si augurerebbe, no? Quello di lavorare in un grande archivio, di scavare i materiali, di ritrovarne le tracce, e mi ricordo il lavoro certosino, molto innamorato, molto amoroso di Enrico sul lavoro di Siza, che gli aprì l'archivio e lo fece giocare molto. E questa fu un'altra palestra importante che poi ritrovai quando Molteni e Liverani cominciarono a, dopo il 99, dopo che aprirono lo studio, a progettare e costruire queste prime ville unifamiliari, perché poi questo è quello che offre spesso, purtroppo, solo il mercato italiano. Costruiste in Brianza, mi ricordo, una piccola casa in Liguria, e poi questa villa molto bella, rivestita tutta in mattoni, aperta all'interno, bianca dentro e mattone fuori, che fu, diciamo, la prima grande opera pubblicata che ha sancito molto la fortuna di questo studio di progettazione. La cosa che io ho sempre molto apprezzato del loro lavoro è la ricerca di una contemporaneità silenziosa, sofisticata, elegante, ma molto consapevole della propria contemporaneità, molto consapevole del proprio percorso, quindi decisa, ostinata, quasi ossessiva, nel senso buono del termine, ma con la forza del silenzio. Questo credo che sia una delle cose più interessanti che si possono cercare nel lavoro di giovani studi, che invece tendono quasi sempre ad alzare la voce per farsi notare, no? Per contro, il lavoro di Liverani Molteni è stato invece un lavoro di discrezione, di eleganza, che ha saputo combinare molto bene, secondo me, la lezione della scuola di Oporto con
la lezione del moderno lombardo, di tutti questi grandi progettisti che tra Milano e la Brianza progettarono queste case meravigliose che si perdevano nel verde, che erano fatte di dettagli, di angoli, di scorci, di rapporto con l'esterno e l'interno. Penso a Vietti, ad esempio. Penso. E niente, quindi sono molto curioso di vedere i nuovi lavori di Enrico, come Enrico ce li porterà. Enrico, tra l'altro, da tanti anni collabora con Casabella, insegna a Mendrisio, quindi, come dire, ha modo di giocare da progettista su più piani nel progetto, nella teoria, diciamo, nella scrittura e nell'insegnamento universitario. Quindi credo che questo lo abbia rafforzato e arricchito ulteriormente nel suo modo di guardare al progetto. Quindi sono molto curioso di vedere cosa ci porterà stasera e lo ringrazio per essere qua. Buonasera, sono contento di essere qui insieme a Luca, che appunto è stato mio editore per un libro fortunatissimo che ho ancora nel cuore, appunto quello sulle case di Alvaro Siza. Ringrazio l'Ordine degli Architetti di Varese, perché è un invito che mi fa onore, che ci fa onore come studio. Ringrazio l'ospitalità di Villa Panza, non ho mai parlato in un posto così bello. Attorniato da opere di arte contemporanea di tale valore, di tale bellezza, quindi cercherò di fare onore ai luoghi e alla vostra presenza così numerosa. La mia conferenza vuole cercare di darvi qualche cosa di comune che c'è tra me e Andrea, che sono gli anni di formazione e in particolare il liceo artistico. Avevamo avuto questa professoressa di geometria descrittiva architetto nei primi due anni, che secondo me ci ha marcato in particolare, e quindi mi fa piacere riprendere la questione della geometria. E leggendo questo testo di Einstein su come lui vedeva il mondo, mi aveva colpito molto questa affermazione all'inizio della sua storia della scienza, in cui appunto richiama i tempi della Grecia. Dice: noi onoriamo l'antica Grecia come la culla della scienza occidentale. Là per la prima volta è stato creato un sistema logico, meraviglia del pensiero, i cui enunciati si deducono così chiaramente gli uni dagli altri che ciascuna delle proposizioni dimostrate non solleva il minimo dubbio. Si tratta della geometria di Euclide. Quest'opera ammirevole della ragione ha dato al cervello umano la più grande fiducia nei suoi sforzi ulteriori. Colui che nella sua prima giovinezza non ha provato entusiasmo davanti a quest'opera non è nato per fare architetto, secondo me, non tanto lo scienziato teorico. Mi ritrovo molto in questa affermazione, proprio nel passaggio in cui Einstein dice che quest'opera ha dato al cervello umano la più grande fiducia nei suoi sforzi ulteriori. Come dire che aver capito la geometria ha permesso di poter affrontare con una certa dose di fiducia i compiti a cui il cervello umano si è dedicato. E credo che nel nostro lavoro di progettazione, di studio, sia la geometria appunto una di queste basi a cui ci affidiamo, a cui ci siamo sempre rivolti con una certa dose appunto di fiducia. E qui vi faccio vedere, forse per ricordo personale, ma come nel testo di geometria descrittiva si diceva che, essendo l'alfabeto dell'espressione grafica, come si impara l'alfabeto, la grammatica, la sintassi per esprimere attraverso la parola scritta le proprie idee,
Così si deve imparare la geometria descrittiva per esprimere attraverso il disegno il proprio pensiero nell'architettura. E qui appunto un richiamo a come questi primi esercizi di come poter tracciare un triangolo equilatero solo con l'uso di uno strumento che è il compasso, o come raccordare delle curve, o come iniziare a disegnare delle linee nello spazio e appunto utilizzare lo strumento del disegno per esercitare la mente a vedere nello spazio, con l'esigenza di essere assolutamente precisi, ci abbia abituato, ci abbia allenato in questo esercizio, per cui di fronte all'enunciato, come potrebbero essere questi enunciati, ci si sente abbastanza preparati per poterli svolgere. E c'è questo fascino anche del disegno nello spazio, che ha avuto, secondo me, un forte senso di formazione. Che sia la geometria poi una base per l'espressione artistica, lo si può vedere nella mostra che si può visitare in Villa Panza, ma a me piace sempre far vedere questo lavoro di Max Biehl, perché sembra uno di questi disegni di descrittiva in cui vedete in alto a destra quello, per me, l'enunciato, cioè una serie di triangoli equilateri intersecati nel punto medio, e poi lo svolgimento dell'opera, che è la variazione di questo enunciato, e attraverso il solo utilizzo dello spessore e della precisione della linea su fondo grigio si costruisce un'opera artistica. E non commento questo lavoro, che è più conosciuto, di Max Biehl. Per cui evidentemente ci piacciono le piante. Ci piacciono le piante. Questo disegno che abbiamo costruito per una mostra di qualche anno fa a Roma, ormai sono passati 6 anni, è una specie di vista d'insieme dei nostri progetti, mettendo come su uno stesso fondo bianco, alla stessa scala, con certi criteri che uniformano i progetti, vari progetti, facendo in modo che quello che è l'architettura, anche in cui c'è un concetto che ci piace, che sempre deriva da condizioni specifiche, poi trova per forza di cosa anche una sua autonomia rispetto a quelle condizioni, e che a sua volta genera una condizione per chi successivamente opera, per cui è un po' come un insieme di pezzi autonomi che nel relazionarsi creano nuove reciproche relazioni in una ipotetica città dei nostri progetti. E queste piante che vi faccio vedere, mi fanno piacere chiedervi, non so se mi fa piacere, ma vi chiedo uno sforzo, che era lo sforzo che però anche lì sui libri dell'Argan, su cui avevamo studiato l'architettura, spesso veniva richiesta allo studente, cioè appariva una pianta disegnata in bianco e nero, un testo e al massimo un'immagine che poteva essere la facciata o un interno, e attraverso quei pochi elementi era data la storia dell'architettura. E quindi vi chiedo di fare questo piccolo sforzo di immaginazione, dicendovi che questo è il piano terra di un municipio di 25 metri per 54 di pianta, costruito in cemento armato, con un atrio vetrato e con un soffitto di questi circa 1000 metri quadri di grande portico, come una specie di broletto contemporaneo, rivestito in ceramica bianca.
oppure questa che è la casa che Luca ricordava, che ci ha portato sicuramente molta fortuna, che nel un giorno in cui in una conferenza il tema era l'eredità dell'architettura classica, abbiamo voluto girare questa pianta sul suo asse di simmetria, e non si era generata così, e questi due rombi intersecati in uno dei vertici che costituiscono la casa, che ha un tetto anche inclinato e che ha un'inclinazione del doppio della pianta, ed è appunto una casa rivestita completamente in mattoni incollati uno sull'altro e senza malta, internamente bianca, in cui la geometria romboidale e inclinata del perimetro della forma poi contrasta con una geometria molto più regolare delle partizioni interne, che sono, come dire, più funzionali all'arredo e all'uso che ciascuno spazio richiede. Oppure questo ampliamento di una caserma in Germania, di un concorso in cui si mette in relazione un'architettura esistente con un'architettura nuova. Questa pianta di una scuola, sempre in un concorso in Svizzera, in cui si cerca di evitare il corridoio formando delle aule in sequenza agli spazi di circolazione, o questa che è una piccola casa su due livelli in cui la successione strutturale delle tre, del basamento, piano terra e primo piano, si invertono creando uno spazio molto unitario al piano terra, che ha delle viste verso il giardino che sono completamente diverse dalle viste che hanno le quattro abitazioni camere al piano primo, che sono, come dire, tutte separate e collegate con una scala al piano terra, ma che anche possono incontrarsi, incrociarsi in un centro, come in una circolazione sempre senza corridoio, ma molto complessa. Oppure questa casa che vi presenterò poi alla fine della conferenza, che è una casa, ve la presenterò più avanti. Questo invece è un progetto di una casa in tufo, con muri strutturali in tufo e copertura anche in tufo, in cui il tema era la copertura a 45 gradi, che come vedete si riflette bene anche nella pianta, con degli scavi, portici, cortile, tutto diciamo giocato su questa geometria del 45 gradi. L'altra cosa che ci preme è appunto la forma, che viene indagata e verificata attraverso il modello, ed è sempre un modello, ancora oggi è un modello fisico, in modo che permanga nello studio, sul tavolo, e questa permanenza è molto utile per una sua continua verifica, nel senso che la digitalizzazione dei modelli è legata appunto allo schermo, quindi quando è acceso, spento, quando ci sei davanti, mentre la forma espressa in un modello fisico permane, ed è spesso quando uno ci passa di fianco, magari andando a prendere il telefono o pensando ad altro, che si riesce a percepirne l'essenza e stabilire in quel momento se la cosa va o non va fino in fondo, no? E quindi per tanti progetti cerchiamo di fare dei modelli di legno, di ciliegio,
ma più che altro di massello, in modo che sia possibile tagliarli e levigarli con precisione, perché la precisione è sempre una questione importante sia nel disegno che nella forma e quindi anche nei documenti che la rappresentano. E questo massello abbastanza duro ci permette di creare questi modelli sempre a scala 200, perché le architetture che abbiamo finora fatto sono abbastanza limitate, ma hanno questa cosa di essere in comune alla stessa scala. E questo per esempio è un progetto a me molto caro, a Phuket, è un progetto strano dopo lo tsunami del 2001, una commessa un po' particolare comunque di un piccolo resort formato da una zona di case da affittare, una zona di ristorante, e lo vedete risolto con due cortili, uno più piccolo che è quello delle case e uno più grande che è quello del ristorante, del bar, e la forma viene generata attraverso una sezione con tetto a 45 gradi ancora che si interseca e quindi si inverte in modo che lo spazio delle case sia più basso, con una facciata più bassa di 2,5 metri, e invece quello delle comune ha una facciata di 7,5 metri, avendo il corpo una profondità di 5 metri. E questo edificio viene realizzato interamente in lamiera, una costruzione leggera, molto economica, possibile in questi paesi, una lamiera grigia. Questa è una casa invece non costruita in Corea, che ha come base una pianta di forma pentagonale per aumentare le viste. È un posto sul lago, su un fiume, quindi che aveva un certo numero di viste importanti. Questa è una casa invece in tufo che verrà costruita vicino a Tivoli, a Roma, su una pianta quadrata con un tetto sempre a 45 gradi, una pianta che ha sempre il tema dell'angolo a 45 gradi. Questo è il volume di questa casa che ho prima descritto in pianta. Questo è un progetto di una scuola per muratori, il cui tema è un edificio unico composto di due pezzi, e questo è un parco canile che abbiamo quasi terminato a Monza, composto da padiglioni e da un edificio di servizi molto razionale, un edificio e un lavoro con un budget molto limitato, ma che sta per essere concluso. E questo è un modello di quella casa con la pianta romboidale, e questo è un'altra casa di una casa doppia L. E l'altra, una terza questione che volevo mettere in evidenza è la costruzione, cioè il momento in cui si fanno le scelte di materialità, e che anche lì spesso ricadono su una riduzione di mezzi, che è anche una riduzione di mezzi che porta a una maggiore essenzialità e a una espressività più radicale, in cui si cerca appunto di mettere in evidenza al massimo l'espressività di un unico materiale. I disegni che faccio vedere sono degli alzati che sono invece che facciate, sono degli sviluppi, anche lì è come appunto un volume che viene, le facce di questo volume che vengono spiegate, dispiegandole e con la materialità che dà continuità a questa costruzione, che si tende a vedere sempre come molto unitaria, quindi
anche se magari le occasioni sono poche, si cerca di rinunciare in qualche modo all'utilizzo di una o la ricerca di una certa ricchezza nelle materialità, cercando di invece optare per l'unitarietà e quindi pensare a ogni progetto come a un pezzo e come a un pezzo unico. Questo è lo sviluppo di una casa, lo sviluppo della casa a due rombi, un progetto in cemento armato, questa è la casa in tufo e un altro progetto in cemento. Ho pensato di portare i miei lavori, i nostri lavori, alcuni di questi, ma di evitare di commentarli, tant'è che in teoria le opere si dovrebbero commentare da sole e lasciare un po' più di spazio solo a una di questi lavori che è realizzata più recentemente, che è una casa che lascio per ultimo. Questo è il municipio che avevo commentato all'inizio. Questo è il canile di Monza, che è un progetto che tende a ripetere un modulo, come un modulo molto razionale, in cui i cani e i gatti vengono accolti. Nasce prima da una ripetizione geometrica più articolata, come vedete qui, e poi invece tende a mettere questo modulo molto razionale in una ripetizione, come vedete, più ordinata, che crea quattro padiglioni intorno a uno spazio centrale, e poi i padiglioni in sé hanno una corte, come si può vedere in un'abitazione collettiva o in un monastero, in un'architettura di quel genere. E questo progetto è stato interessante non aver avuto riferimenti, pensare a un progetto in cui c'è una funzione nuova in qualche modo che non ha un riferimento stabilito tipologico, e quindi però vedi come alla fine spesso ci sono altre, no, tipologie. In questo caso ho ripreso questa del monastero piuttosto che la casa ballatoio o altre, che sono sempre disponibili, e quindi c'è una certa consistenza proprio nel nostro lavoro, che al di là dei nuovi usi ci sono elementi di permanenza. Ecco. No, ti voglio chiedere appunto una cosa, perché tu giustamente secondo il tuo
la tua descrizione ci hai dato degli elementi in cui racconti il vostro processo mentale, no? Geometria, pianta, materia. La cosa potente di quello che ci fai vedere è, come dire, un grado zero molto forte, cioè, come dire, voi lavorate su una dimensione di autonomia della forma, diciamo così, che poi il tema della forma mi interessa molto, perché la forma in qualche modo raccoglie tutto quello che è la geometria, la pianta e la materia. E, come se in qualche modo voi viveste in un luogo che non è un luogo, no? Cioè, come se vi difendeste o non guardaste semplicemente alla... Allora mi interessa che tu provi a raccontarci un po' meglio come affrontate il progetto, perché io sono convinto che invece voi invece i luoghi li ascoltate, forse senza bisogno di dichiararvi, diciamo, non diventa per voi una dimensione ideologica quella del luogo, semplicemente vi trovate in questo luogo e lo usate per quello che vi offre, quindi non è il punto di partenza sicuramente, mi sembra che il vostro punto di partenza sia altro, però mi piacerebbe che tu provassi a raccontarci anche attraverso anche il canile, ad esempio, quali sono i vostri processi progettuali, cioè come attivate, come affrontate il progetto nel momento in cui vi è data una commessa, come in questo caso, insomma. Sì. Vado. Sì, no, dicevo molto brevemente, ho detto una pianta, un progetto nasce da condizioni concrete che sono il programma e il sito, il luogo. Questo sta alla base, no? Per fortuna il quasi tutto, come dice Sizza nel testo, no, del 78, c'è il quasi tutto del progetto. C'è, bisogna saperlo poi capire, comprendere e poi appunto dargli quella leggera torsione, lui dice quel testo, una leggera torsione, quel quasi niente che è il progetto. Ma quindi, venendo da una scuola del genere, il contesto, che appunto è contesto culturale, fisico, il budget, il cliente, tutto quello che io chiamerei più le condizioni, è la base su cui lavoriamo. Poi forse in questa presentazione non appare tanto, perché c'è anche un po' una cercare una, poi di trovare quella giusta autonomia, no? Perché nel momento in cui nessuna opera viene spiegata attraverso, non so, semplicemente il budget o una normativa, è ovvio che rispecchia la normativa e il budget, eccetera. Per cui non ne ho parlato molto perché trovo che sia una delle risposte a cui siamo obbligati, e quasi che non possiamo permetterci di non affrontare fino in fondo. No, ma quello è chiaro che poi il 99% dei progetti che vengono affidati a un architetto non hanno mai dei contesti poetico-narrativi da cui partire, ma sono dei luoghi in cui ti trovi e con cui ti trovi a che fare, per cui dopo sfrutti quello che c'è per esaltare l'esperienza di chi lo vive questo spazio. Evidentemente mi interessava capire come questi elementi di cui tu parli, che hanno una loro chiarezza narrativa molto evidente, poi diventano forma, cioè diventano corpo dell'architettura, no? Questo è un passaggio, è quella frazione, come dire, di cui Sizza parla, che poi è la dimensione poetica, quello che rende un'architettura bella da vivere, da vedere, da abitare, bella anche da progettare. Mi interessa molto, come dire, in questo senso, cosa intendi tu per forma dell'architettura, cioè cosa, il tema della forma, che è un tema quasi scabroso, di cui quasi nessuno parla, ma che secondo me continua a essere centrale, perché poi alla fine quella ti trovi, perché quella rimane, sì. Perché alla fine di tutto questo la forma e il corpo dell'architettura rimangono e sopravvivono tutto. Mi piace capire appunto questo vostro processo quando comincia, come dire, a incagliarsi intorno alla dimensione della concretezza, come si sviluppa, come lavorate, parlavi di modelli, sì. Usate molto il cantiere, cioè come lavorate sul, come dire, nel dare forma alla forma, diciamo così. Per esempio in questa immagine, proviamo a, così, provo a rispondere, no? C'è una leggibilità
che deve essere evidente appunto nella forma, ma il corpo, che è chiamato bene il corpo dell'architettura, secondo, cioè cerchiamo sempre che sia il corpo in sé che lo spazio, e quindi quello che si vive, la percezione interna dell'architettura, in entrambi i casi ci sia una qualità. In questo caso del canile penso che lo spazio interno sia piuttosto questo spazio del cortile comune o dei singoli cortili della casa dei gatti o della casa dei cani, che hanno delle certe proporzioni e una certa appunto spazialità, no? Per cui sia il corpo in sé è valido, ma anche la spazialità che si percepisce sia dentro che in questo caso più fuori hanno una propria qualità specifica, è abbastanza evidente, abbastanza chiara, ma non banale, nel senso che a volte ci diciamo è troppo schematico questo progetto, in questo caso forse lo è, questo di Monza è un po' schematico, ma c'è questo salto tra magari lo schematismo e quella ricerca dello specifico, quindi dell'unico, che è un passaggio difficile anche da descriverti, descrivervi oggi, ma che è sempre un po' un punto di delicato, no? Stare al di là di questo limite o al di qua è sempre una cosa difficile da descrivere, penso anche molto personale, no? No, chiaro, perché ho l'impressione che quando poi lavorate sulla materia voi preferite togliere che aggiungere, per cui alla fine ogni vostra opera appunto su una quasi una monomatericità evidente, tutto mattone, tutto tuffo, tutto bianco, cioè... Quello l'abbiamo un po' imparato anche nel senso che cioè affrontare ogni volta un materiale, tutte le volte sei un dilettante, no? Perché ogni volta è la prima volta, e quindi avere a che fare col mattone è stata per noi la prima volta, quindi abbiamo cercato di limitarci a quello, conoscere per conoscerlo un po', per almeno conoscerlo un po', per fare qualcosa insomma con questo materiale, no? Adesso abbiamo il tufo e abbiamo cercato di conoscere un po' meglio il tufo. E poi anche per un'esperienza al contrario, che è quella più dell'opera pubblica, dove c'è spesso o una riduzione improvvisa per motivi politici o strani, che ti richiede anche lì una riduzione, quindi vuol dire andare ad eliminare e mantenere. E penso che un po' il fatto di avere anche un solo dettaglio specifico per ogni progetto sia un po' un buon modo di pensare, piuttosto che, diciamo, al contrario di questi, magari qui c'è qualche ingegnere, non voglio far polemica, ma diciamo un grosso studio tecnico, diciamo così, che è capace, al contrario della nostra incapacità, di produrre 150 tavole in un mese, no? Piuttosto noi, appunto per struttura, ma anche per modo di pensare, quindi posizione culturale, preferiamo fare un esecutivo che uno dice: ma dov'è l'esecutivo? No, sono 5 tavole. Per noi questo è un buon esecutivo. Okay. Allora è un po' in questo senso anche cercare questa anche foto della fondazione. Faccio spesso il commento che la fondazione, per chi lavora la struttura come degli elementi fondamentali dell'architettura, la fondazione, dove appunto si rispecchia la logica della struttura, sia uno dei momenti più di maggior chiarezza, dove appunto anche un architetto come Snozzi dice: un buon progetto si vede dal piano di fondazione, che anche lì mi piace dire che è un piano che non disegna l'architetto ma disegna qualcun altro, e per dire, diciamo, dell'interdisciplinarità del nostro lavoro. E questo è il cantiere di Monza e una foto più recente di quello che sta venendo. Poi una serie di concorsi, per dire che l'attività di concorsi è una palestra a cui siamo sempre stati
molto affezionati, e non commento più di tanto in questi progetti che questo per nostra fortuna è un concorso vinto in Italia, che però viene ripreso dopo 3 anni ed è la Casa dei Muratori di Como ed è stato appena ripreso in cemento armato. Questo è un progetto vinto a Berna di abitazioni lungo una ferrovia in cui c'era un buon impianto urbanistico e una pianta anche molto efficace, una casa di studenti all'Università di Zurigo in cui c'era questo tema della finestra della camera di ciascuno studente che creava l'architettura, una casa diciamo per le macchine, un parcheggio multipiano che è diventato come un palazzo con una corte che è questa attraversabile, e un lucernario, o una scuola in cui il sistema strutturale in legno creava come una specie di partenone o di architettura classica. Poi questo è invece un progetto di ricerca che di solito metto per appunto far capire come un'attività di progettazione poi abbia sempre necessità di essere alimentata da altri ambiti, e per fortuna con Mendrisio, con Casabella ho questa possibilità. In questo caso era una collezione di immagini di piramidi che doveva andare alla Biennale di Venezia, e a partire da quelle classiche o da quelle sparse per tutto il mondo si iniziava a vedere piramidi da tutte le parti, ovviamente, quindi anche in Corea del Nord, in questo edificio pazzesco, oppure a Budapest, quell'altro edificio in basso, o in Blade Runner, o in edifici militari, o piramidi invertite a Montreal, o un ponte di Morandi che a quel punto diventa una piramide, un pilastro, una facciata di Polzig di una fabbrica che diventa uno ziggurat, o anche la Villa Malaparte che diventa un altro piramide, il muro di Brion, ovviamente Louis Kahn, eccetera, no? Shafti e alcune piramidi più contemporanee. E poi un concorso di poco successivo che era il Museo della Storia Bavarese, che per motivi di sito e di programma in qualche modo recupera quel lavoro di ricerca in un edificio che ha questa sagoma di sale sovrapposte con lucernari dall'alto, in cui appunto la pianta si restringe e si varia la proporzione dello spazio in questa successione che vedete in questo modello di concorso. Ecco, le case è un tema importante per noi, un tema che anche penso quando avevo affrontato con Siza immaginavo che poteva essere un tema di lavoro, lo è stato, qui ne vedete alcune messe insieme, e di queste ve ne presenterò una in particolare. Questa è la casa in Liguria che richiamava Luca all'inizio, il mio primissimo lavoro ancora da Barcellona. Molto di dettaglio direi, questa è la casa di mattoni di Barlassina che è collocata tra la Villa Bianca di Terrani e una casa di Asnago Wender, e questi disegni appunto della geometria ve ne ho parlato all'inizio, e la forma anche, e questa è la planimetria nel sito. Tutto nasce da posizioni di alberi esistenti, distanze di limiti, eccetera. Questo è il dettaglio di questo mattone usato solo come rivestimento, quindi non strutturale, posato anche in copertura con una colla cementizia, e quindi andando ad annullare la presenza della malta.
Questa è in cantiere a partire da settembre, vicino a Tivoli, una casetta di 80 metri per un cliente di 76 anni che vuole costruirsi una piccola casa a quell'età e la vuole in tufo. Questo è lo spazio interno della sala, i primi disegni di dettaglio, appunto in cui si usa il tufo come muro portante, ma anche in copertura sostenuto da delle travi di ferro. E questa appunto la casa che abbiamo ultimato di più recentemente, che è una casa per un amico che ha una villa di campagna che vuole rifare e che con sua sorella si mette in testa di appunto di costruire. Essendo sceneggiatore, regista, inizia il, diciamo, il lavoro con la descrizione di quello che può essere per lui una casa, e questi sono il sito, cioè l'esistenza di alberature molto importanti e i primi schizzi da cui si sviluppa il progetto intorno a questa idea di casa intorno agli alberi, divisa in parti che sono quelle per la sorella, per lui, accomunate da una sala centrale che è un luogo che sta tra gli alberi e sta tra le parti della casa, come si vede, diciamo, bene in questo piccolo modello di studio, come appunto queste unità separate poi unite da uno spazio vuoto che è questo della sala, costruita in cemento armato e rivestita in resina, con una pendenza del 7%, solo, diciamo, non più come nella casa di mattoni figurativa, ma una pendenza più tecnica per appunto portare l'acqua a terra. E un problema che aveva avuto nella casa precedente era quella del, essendo una seconda casa, di non doverne manutenere soprattutto le gronde sotto gli alberi, e da lì nasce appunto una decisione fondamentale di eliminare le gronde portandole a terra e portare l'acqua con una pendenza leggera, portarla lentamente a terra. E questo genera appunto questa forma in cui c'è una certa arbitrarietà, in questo caso nella geometria, ma che è una scelta di arbitrarietà del sito, in questo caso proprio dei gruppi di alberi esistenti, ma anche un rigore nelle parti più arredabili delle camere, dei bagni, e una maggior libertà nella parte del centro. Ma ancora una volta, dentro questa arbitrarietà, ha cercato di trovare una logica geometrica, e la logica è questa di una pendenza. Quindi mi ricordo bene quando si fece il tracciamento di questa casa, in cui non c'erano misure fisse se non l'altezza del colmo e il punto più basso di questa casa ideale a due pendenze quadrata, mentre tutte le facciate che ne si procurano tagliando in questo modo arbitrario erano altezze appunto che non potevano essere misurate se non appunto prodotte attraverso un processo. Che vedete anche qui, tutte le facciate hanno una pendenza, ma non saprei dirvi quale. L'unica pendenza certa è invece quella di questa casa quadrata, e qui vedete appunto questo sviluppo di facciate arbitrarie, direi, che si susseguono intorno a questi gruppi di alberi. Poi appunto la costruzione semplice in cemento rivestito di resina bianca, la bianco motivato da un contesto di residence dove c'era una norma di seguire che le pareti fossero bianche, per cui doveva essere bianca. Gli infissi sono metallici, e tutto il resto è, diciamo, un unico colore, un grigio leggermente chiaro. E vedete, questa foto esprime bene questi corpi che si articolano tra
tra gli alberi è la sala centrale, e poi appunto la copertura che essendo in resina senza gronde, poi vi farò vedere più avanti, questa è la sala centrale dove ci sono queste viste sugli ambiti delle diversi alberi e leggermente grigia, e queste foto che faccio vedere ora che sono della casa ancora non abitata, in questo spazio interno vuoto, e questo era il dettaglio fondamentale, che appunto è semplicemente dove c'è la finestra avere una piccola gronda che raccoglie l'acqua e che la porta lontano dai vetri. Poi in una diciamo visita successiva, qui c'è la posa della resina, ecco, una visita successiva, quelle foto più professionali di Walter Mayer, questa visita più successiva fa vedere invece quello che è evidente, che occorre, che succede alla casa, e che è il passare del tempo, quindi dell'acqua che scende nelle facciate, e alcune facciate rimangono illibate, bianche, lisce, lucide come la resina, invece altre facciate, che sono quelle che raccolgono l'acqua, cominciano a disegnarsi, e c'è questo punto disegno che non era stato facile prevedere, che ci ha sorpreso, perché la velocità della discesa dell'acqua ha poi determinato questa specie di disegno grafico come una graffite tirata a mano, che appunto ci ha sorpreso e ci ha molto piaciuto. Il regista recentemente per una mostra in Corea ha voluto fare un piccolo video che chiude la mia conferenza, e che è appunto la casa abitata in una domenica di primavera. Da quando sono entrati? Da quanto abitano? Da un paio d'anni? Sì. Intanto che vediamo il video, com'è stato il dialogo con il committente? Cioè, come vi siete... cosa vi ha chiesto? Perché voi avete trovato le condizioni del luogo, però poi dopo, in questo caso, la sceneggiatura che hai fatto vedere in quella lettera, cioè che cosa chiedeva come punto di partenza? Che puoi raccontare chiaramente, non è? Le cose che chiedeva erano, essendo una seconda casa, erano rispetto... Non è la casa dove abitano? No, la casa di campagna, okay. Sua, della sorella, della madre... Quindi un rispetto del budget rigoroso, e avevamo 450.000 euro. Poi un interesse invece più intellettuale nel processo del progetto, quindi una presenza sua molto costante in tutte le fasi, che c'è stata. Un dialogo molto intenso, e poi chiedeva appunto questa praticità che è voluto dire questa scelta costruttiva, è voluto dire degli spazi, come vedete in queste immagini, facilmente arredabili con mobili che lui aveva da altre case, dalla seconda casa proprio. Esatto, quindi che potesse sopportare appunto un certo tipo di uso e anche di arredo, e che secondo noi richiedeva magari una semplicità, ma anche una forza, certo. Di certe scelte, e qui si vede bene come la casa accoglie la vita, sì. la permette, ne permette anche l'occupazione con arredi a volte belli, a volte meno, ma comunque ecco, perlomeno c'era una certa, un dialogo sulla dimensione degli arredi più che sulla scelta estetica, certo. Quindi che siano non troppo piccoli o non troppo grossi per quello spazio, si è andato fino in fondo, e c'era una certa difficoltà nell'immaginarsi questo invecchiamento della casa, che era affascinante ma che lasciava perplessità soprattutto alla sorella, alla madre, ma che era stata superata attraverso questo materiale che
appunto la resina, che è facilmente anche lavabile, sì. Per cui di fronte alla ipotesi di poterla anche lavare allora, la casa. Esatto, allora come una macchina, no? Sì, cioè, sì. Ma sì, alla fonte è un po' come una macchina, se proprio non ce la fai più la lavi. E invece vedo che non è mai stata lavata, sì, chiaramente. E che hanno ben apprezzato questo aspetto. Bene, grazie, okay. Mille. Grazie.